Non so se lo sapete, ma da un anno streamo su Twitch. Esattamente il 31 dicembre 2019 ho avviato la mia prima streaming nel sito Viola. Oggi, siccome è l'1 gennaio del 2021, andiamo a fare il resoconto di un anno su Twitch. Guadagni, ore totali, spettatori medi, abbonamenti. Vediamo tutti insieme. Prima di spostarci sul PC però vi ricordo sempre di lasciare uno splendido like se ancora l'avete fatto, commentino tattico, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto e passate dal Twitch in descrizione. Detto ciò, spostiamoci al PC. Ed eccoci qua nella mia dashboard dell'anno su Twitch. Analizziamo nel dettaglio tutti i vari componenti senza andare direttamente dal punto di vista economico, perché so che è l'unica cosa che vi interessa, ok? Dovete aspettare. In un anno ho streamato esattamente 350 ore e 4 minuti. Come potete vedere, nella parte iniziale dell'anno, ovvero gennaio, febbraio e marzo, io streamavo tipo 3 volte a settimana, un'ora ogni live. Quindi è molto molto poco per gli standard di YouTube. Ho fatto un video, esattamente questo di qui, per consigliarvi quali aspetti portare all'interno delle vostre streaming, quali aspetti invece tralasciare, eccetera eccetera, quindi in tal caso andate a vedere. Successivamente, nel periodo estivo, ovvero tutto agosto, ma anche metà luglio, fino a metà settembre, quindi tutto questo di qua, 2 mesi di tempo, io non ho streamato perché ero fuori casa, quindi questo di qua mi ha penalizzato, però poi siamo ritornati a ottobre, inizio, fine settembre, inizio ottobre, fino ad adesso, senza staccare un attimo. Con costanza siamo arrivati alle 7491 visualizzazioni in live, ai 332 follower, ma in realtà sono 250 perché 80 persone hanno tolto il follow. Non si fa, ragazzi, poi mi metto a piangere, ok? Gli spettatori medi sono 3,5, perché ovviamente conteggia Twitch anche i 2 mesi di stop, perché altrimenti sarebbero molto di più, sarebbero tipo un 5,5-6. E infine le entrate stimate. Per le entrate stimate, ragazzi, i valori che vi farò vedere, ve li farò vedere giù, che ci sono tutta la dashboard con tutti i valori presenti, li dovete prendere con le pinze. Sono valori che variano a seconda del periodo, a seconda degli annunci pubblicitari, quante persone ci sono, quanti spettatori ci sono, quando parte la pubblicità. Successivamente ci sono i bits, gli abbonamenti, abbonamenti in regalo, abbonamenti col Prime, annunci, questo e quell'altro. Ma partiamo dagli annunci. In un anno su Twitch io ho guadagnato con gli annunci 1,98 dollari. E voi direte, ma com'è possibile che si guadagna soltanto con gli annunci su Twitch? Io l'ho sempre sentito, e tu mi guadagni 2 dollari in un anno. Perché, ragazzi, io all'interno delle mie streaming, che streamo ogni giorno 2 ore, 2 ore e mezza, io non metto pubblicità. Perché non mi interessa, io non vedo Twitch come un guadagno, io la vedo come divertimento. Quindi non voglio che le persone in chat o le persone che stanno guardando la mia streaming si guardino pure la pubblicità durante il mio gioco, durante il mio parlare con la community. Non voglio, quindi non li metto. Successivamente abbiamo le 3 tipologie di abbonamenti: abbonamenti col Prime, abbonamenti a regalo e abbonamenti pagati. Con un totale di 3,11 dollari abbiamo gli abbonamenti pagati. Con abbonamenti col Prime abbiamo un totale di 12,23 dollari, e con gli abbonamenti in regalo abbiamo 8,59 dollari. Una volta che abbiamo visto pure gli abbonati, ci tocca passare dal punto di vista dei bits. I bits, come molti di voi sanno, è la moneta all'interno di Twitch, e fortunatamente all'interno del mio canale molti utenti, molti spettatori li comprano e li donano. Infatti in tutto l'anno su Twitch io ho guadagnato 29,94 dollari, che corrispondono più o meno a 2994 bits. Un bits, vi ricordo, che vale un centesimo. Quindi approssimiamo per eccesso, consideriamo 30 dollari, che corrispondono a 24,65 euro. Una volta che abbiamo analizzato tutte le variabili, vi posso dire che in un anno su Twitch
ho guadagnato 55,85 dollari, che come possiamo vedere corrispondono a 46,03 euro. In questi 46 euro non sono conteggiate le donazioni, perché quelle di là sono esterne a Twitch, non passano dal punto di vista di dollari, ma vanno a finire direttamente su PayPal. E per essere totalmente lucido con voi, vi posso dire che con le donazioni ho guadagnato 10,36 euro. Quindi, facendo un breve calcolo, 46,06 più 10,23, ho guadagnato 56,29 euro in un intero anno su Twitch. Vi ripeto però che questo dato lo dovete prendere con le pinze, perché dipende tutto dallo streamer e dal tipo e dalla tipologia di streaming. Se uno streamer vi mette 250 annunci in 10 ore di streaming, assolutamente guadagnerà di più di me che ne metto zero all'interno di tutta la streaming. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare uno splendido like se ancora l'avete fatto, commentino tattico, iscrivetevi all'interno del canale e attivate la campanellina, passate dai link in giù Instagram e Twitch per seguirmi, ci si becca all'interno del prossimo appuntamento qui, il vostro Zeus. Bel raga, alla prossima!